Bentornati su N7 Italia, il canale dedicato alla serie Mass Effect. Abbiamo già visto quello dell'eroe di guerra e abbiamo visto anche quello dell'implacabile. Manca solo un incarico all'appello tra quelli che cambiano sulla base del profilo psicologico di Shepard. E vi posso anticipare che secondo me è il più interessante tra i tre, ma su questo mi farete poi sapere le vostre opinioni. Lo affronteremo con uno Shepard superstite, che ha nel suo passato un evento davvero tragico. È l'unico sopravvissuto di una pattuglia di 22 Marine finiti tra i tentacoli e i denti acuminati dei divoratori sulla colonia di Accuse. L'incarico può essere ottenuto semplicemente entrando nel sistema Newton del confine di Keplero, oppure ancora prima accedendo ad un terminale che si trova a Port Anshan, l'insediamento principale di Noveria. In questo caso Shepard scopre un messaggio inviato ad un dottore che si trova appunto nel sistema Newton e che a quanto pare è in pericolo perché il suo legame con l'organizzazione è stato scoperto. Di quale organizzazione si tratti lo avrete già capito dal titolo del video. Comunque l'incarico viene registrato come dottore in pericolo e cambierà nome in INE Scienziati Morti solo dopo la consueta chiamata di Hackett. Ed è proprio l'ammiraglio Hackett a comunicare allo Shepard superstite che la missione potrebbe riguardarlo personalmente, perché di recente sono stati uccisi alcuni scienziati che avevano partecipato ad un progetto segreto su Accuse, e non è escluso che quel progetto avesse a che fare con l'attacco dei divoratori all'unità di Shepard. Uno di questi scienziati, il dottor Wayne, si trova ancora sul pianeta Ontarom, e chiaramente è lo stesso dottore in pericolo del messaggio di Noveria. A Shepard non resta quindi che sbarcare e scoprire cosa sta succedendo. Su Ontarom, Shepard troverà il dottor Wayne e anche una vecchia conoscenza, il caporale Toombs. E il bello di questo incontro è che ha fino a 4 esiti diversi a seconda di chi muore e di chi sopravvive, ma se Shepard ha il profilo superstite, ce n'è uno in meno. Toombs non può essere ucciso da un suo compagno d'armi. Buona visione e ci sentiamo al prossimo video. Ciao! Messaggio in arrivo, lo sto trasmettendo. Ho ricevuto delle informazioni che potrebbero interessarla, comandante. Qualcuno sta uccidendo degli ex scienziati dell'Alleanza. Abbiamo avuto 4 omicidi solo nell'ultimo mese. Ex scienziati. Sembra che qualcuno voglia tenere segreto un progetto su cui avevano lavorato. Abbiamo trovato un legame tra gli scienziati e lei. Alcuni anni fa, tutti gli scienziati lavoravano a un progetto segreto su Accuse. Accuse. Laggiù avevo perso tutta la mia unità. Sta dicendo che questi scienziati c'entravano qualcosa. Non possiamo sapere cosa stessero sviluppando. È impossibile accedere ai registri del progetto. Comandante, Shepard, ora può agire come meglio crede. Mi sembrava giusto informarla. C'era un altro scienziato coinvolto nel progetto, il dottor Wayne. Le sto inviando le sue ultime coordinate conosciute. Buona fortuna. Quinta flotta, chiudo. Thank you.
Linea di tiro! Posso agganciarlo! Li abbiamo uccisi tutti, Shepard. Indietro! Non ho niente contro di te! Voglio solo questo bastardo! Aiuto! È un pazzo! Sei impazzito, Tooms! Devi farti curare! Taci! Non mentire! Non... Shepard? Santo cielo, Shepard, sei tu! Tooms? Ma tu eri su Acuze! Quel divoratore ti aveva ucciso! Mi hanno preso loro, Shepard! Gli scienziati! Non puoi dimostrarlo! Quest'uomo è un maniaco! Stavano conducendo dei test sui divoratori. Avevano lasciato che quei mostri ci attaccassero solo per studiarne gli effetti. Mi risvegliai in una cella di detenzione. Gli scienziati erano contenti che fossi sopravvissuto. Finalmente avevano una cavia per i loro esperimenti. Cosa ti hanno fatto, Tooms? Non credergli! Non ha lo straccio di una prova! Esigo un processo equo! Lui era lì! Bastardo! Conosce la verità! Fanno parte di un'organizzazione chiamata Cerberus, che conduce esperimenti segreti come questo. Mi hanno trattato come un animale da laboratorio. Quest'uomo merita di morire, Shepard! Per te, per me e per tutti quelli morti su Acuze! Sei con me? Posso arrestarlo? Così risponderà dei suoi crimini in tribunale. Ma hai sentito cosa ho detto? Faceva parte di un'organizzazione segreta! Non so cosa sia Cerberus, ma di sicuro non renderebbero mai pubblica la loro operazione. Questo è l'unico modo. Mi vuoi aiutare oppure hai intenzione di uccidermi? Tooms, non deve finire così. Non può essere l'unica soluzione. Secondo me sì. Li ho vendicati, Shepard. Finalmente la nostra unità potrà riposare in pace. E io con loro. Dicono che sei stato l'unico superstite del massacro di Acuze. Chi sono io per negarlo? Messaggio in arrivo, lo sto trasmettendo. Ho letto il suo rapporto sulla situazione, comandante. È un peccato che Tooms e il dottore siano morti, ma sono sicuro che ha fatto del suo meglio. Spero che questo l'abbia aiutata a riacquisire una certa serenità, comandante. Grazie. Quinta flotta, chiudo.
fanno parte di un'organizzazione chiamata Cerberus, che conduce esperimenti segreti come questo. Mi hanno trattato come un animale da laboratorio. Quest'uomo merita di morire, Shepard. Per te, per me e per tutti quelli morti su Acuze. Sei con me? Tu sei meglio di così, Tums. Non sei come loro. Ma cosa ne sai, tu? Te l'hai ricavata con qualche graffio e una pessima reputazione. Tutta l'unità era stata annientata e io sono stato torturato per anni, Shepard! Non puoi giudicarmi! Non ne hai il diritto! Abbiamo fatto un giuramento al momento di indossare questa uniforme. La nostra unità vorrebbe vendetta o giustizia. Non ci avevo pensato, in effetti. Ok, non sono un assassino. E se sarà processato, non lo diventerò mai. Forse le urla cesseranno adesso. Non lo so. Ora quei bastardi non potranno più farti del male. Joker, comunica alla quinta flotta che ci serve una nave di recupero. Agli ordini, comandante. Messaggio in arrivo, lo sto trasmettendo. Ho letto il suo rapporto sulla situazione, comandante. Mi fa piacere che sia riuscito a catturare vivo il dottor Wayne. Ora potremo processarlo e ottenere delle risposte. Il caporale Tums sembra essersi tranquillizzato. Speriamo che seguendo le nostre terapie potrà riavere una vita normale. Spero che questo l'abbia aiutata a riacquisire una certa serenità, comandante. Grazie. Quinta flotta, chiudo. In seguito alle accuse mosse dal caporale Tums e alle testimonianze di un presunto scienziato di Cerberus, un'indagine autonoma sta esaminando i movimenti del gruppo noto soltanto come Cerberus. Un ricercatore, noto soltanto come Dottor Wayne, ha ottenuto la promessa di immunità in cambio della propria testimonianza, che collegherebbe Cerberus alla morte dell'ammiraglio Kaoku di diversi anni fa. Fanno parte di un'organizzazione chiamata Cerberus, che conduce esperimenti segreti come questo. Mi hanno trattato come un animale da laboratorio. Quest'uomo merita di morire, Shepard. Per te, per me e per tutti quelli morti su Acuze. Sei con me? Caporale, uccidendolo diventeresti un criminale. Ma io sono uno spettro. Nessuno mi dirà niente. Non puoi uccidermi. Non sai con chi hai a che fare. Accidenti, Shepard. Quest'uomo è mio. Tu te l'hai ricavata con qualche graffio e una pessima reputazione. Io invece sono stato torturato! Se ti avessi visto, Tums, non ti avrei mai abbandonato. Ora voglio aiutarti. È davvero finita. Forse le urla cesseranno adesso. Non lo so. Ora quei bastardi non potranno più farti del male. Joker, comunica alla quinta flotta che ci serve una nave di recupero. Agli ordini, comandante. Messaggio in arrivo, lo sto trasmettendo. Ho letto il suo rapporto sulla situazione, comandante. È un peccato che il dottor Wayne sia morto. Ma in base al suo rapporto pare che non ci fosse altra soluzione. Il caporale Tums sembra essersi tranquillizzato. Speriamo che seguendo le nostre terapie potrà riavere una vita normale. Spero che questo l'abbia aiutata a riacquisire una certa serenità, comandante. Grazie. Quinta flotta, chiudo. Un'indagine autonoma ha respinto le accuse del caporale Tums riguardanti una misteriosa organizzazione nota come Cerberus. Tums, rimasto sconvolto dall'incidente, afferma di essere stato imprigionato per anni da Cerberus, ma gli investigatori non hanno trovato prove sufficienti per avvalorare la sua storia. Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato.